Ciao amici, questa sera novità. Andrò a fare per la prima volta la pizza col cornicione ripieno. E già, perché da circa 2 anni che ho cominciato a fare la pizza da solo, fatta in casa, vi ricordo sempre che sono autodidatta, varie volte ho pensato di fare il cornicione ripieno, ma per un motivo o per un altro non l'avevo mai fatto. E questa è la prima volta in assoluto che ci provo. Quindi la pizza andiamo a stenderla tutta, anche il bordo. Andiamo a fare questo cerchio di ricotta e pepe intorno al bordo e andiamo a richiuderlo su se stesso, schiacciando bene l'interno, perché se no poi si apre in cottura quando si va a gonfiare l'impasto. Mettiamo il nostro pomodoro sammarzato macinato a mano, grana, fior di latte e siamo pronti per andare sulla pala. Andiamo ad allargare bene la nostra pizza, a coprire tutta la superficie e voilà, siamo pronti all'infornata. Mi raccomando, il forno prima di infornare lo mettiamo al minimo temperatura, cioè fiamma bassa, perché altrimenti bruciamo tutto il cornicione prima di aver cotto la pizza. Eccola qua, la nostra pizza con ripieno di ricotta e pepe è uscita. Andiamo a mettere il nostro basilico. E ragazzi, purtroppo la potete solo vedere, io l'ho già assaggiato pure ed era buonissima. Ciao!